Portale del Verde, oggi andiamo a vedere i tre motivi principali per cui una pianta d'appartamento, così noi le chiamiamo, muore. Allora, innanzitutto cominciamo a dire che perché le chiamiamo piante d'appartamento o piante da interno. Già da lì dovremmo capire che le abbiamo chiamate così perché sono piante che se le mettessimo fuori andrebbero incontro a quasi morte certa, sicuramente morte certa se viviamo al nord. Vuol dire che sono piante, come potrebbe essere questa, che è la calatea, che in genere vivono in ambienti molto ma molto più caldi del nostro, soprattutto in autunno-inverno. Generalmente nelle foreste, nelle grandi foreste dove c'è molto sole, molta acqua, molta luce e soprattutto tanta tanta umidità. Quindi tanto di tutto. E noi nel nostro giardino, soprattutto in autunno e in inverno, tutte queste cose non ce le abbiamo. Quindi cosa abbiamo fatto? Le abbiamo battezzate piante da interno, e perché all'interno, bene o male, con i caloriferi, con il caldo che manteniamo costante durante anche l'inverno, riusciamo a portarle avanti. Ma, c'è sempre un ma, bisogna fare attenzione soprattutto dove andiamo a posizionarle. E questo è il primo motivo, secondo me, per cui una pianta d'appartamento muore: la posizione errata. La posizione errata, la maggior parte delle volte, è errata perché noi non abbiamo fatto un ragionamento al contrario. Ovvero, abbiamo visto un buco in casa, una parte della casa un po' spoglia. Come decidiamo di prendere e andare a un mercatino dell'antiquariato e prendere un quadro per riempire quel buco, tante persone, compreso anche il sottoscritto, decidono di riempire quel buco di casa, quella parete, quell'angolo, con una casa, con una bella macchia di verde. Quindi andiamo nel vivaio di turno, nel garden, al supermercato, e con l'occhio della parete o dell'angolo vuoto cerchiamo di fare l'abbinamento. Guardiamo una pianta e diciamo sì sì, proprio quella, ecco, prendiamo, se prendo quella lì riempio tutto quel bel buco che ho in quell'angolo di casa. La portiamo a casa e la mettiamo lì. Questo è un errore incredibile. Perché? Perché abbiamo forse una possibilità su 100 che, guarda caso, quell'angolo lì era un angolo congeniale alla nostra pianta. Negli altri 99 casi stiamo andando ad uccidere questa pianta. Dobbiamo fare esattamente il ragionamento opposto. Dobbiamo andare nel nostro vivaio, vedere la pianta che ci piace, ok? Ma soprattutto, quando la portiamo a casa, dobbiamo trovargli la zona a lei congeniale, se vogliamo regalargli lunga vita e avere grandi soddisfazioni. Se no è inutile dopo dire ho il pollice nero, mi muore tutto. Ma è logico che ti muore tutto, perché se prendi una pianta grassa e la metti all'ombra senza sole e continui a bagnarla, facciamo un esempio, è logico che questa pianta grassa non c'è pollice che tenga. Prendiamo il super pollice verde che fa queste cose, la pianta muore lo stesso, non è il pollice, ok? Non è la predisposizione che noi abbiamo. Sono degli errori certe volte macroscopici che andiamo a fare. Appunto, in questo caso è un discorso estetico. Non vogliamo vedere quel pezzo di casa, quell'angolo di casa così vuoto, e lo riempiamo con una cosa che è vivente, non è un quadro. E quindi questa pianta va incontro a morte certa. Ci metterà magari chi più chi meno, perché ci sono piante più o meno resistenti. Alcune ci danno segnali già subito nella prima settimana, dopo 2, 3, 4 settimane la pianta non c'è più. Altre magari resisteranno 3 mesi, 4 mesi. Però non si fa così. Quindi prendiamo la pianta, una volta comprata la pianta, e qui passiamo al punto numero 2, dobbiamo prendere le necessarie informazioni. Quindi il motivo numero 2 per cui ci muoiono le piante d'interno o d'appartamento è perché ci prendiamo troppo poco tempo per istruirci su quella pianta, per informarci. Ed è paradossale, perché siamo nel mondo, siamo nel decennio dove c'è una sovrabbondanza che non c'è mai stata di informazione, dalla televisione, ai blog, ai video, cioè ovunque noi andiamo, Facebook, Instagram, ci arrivano notizie, storie da 30 secondi, video da 22 minuti, di tutto e di più. Noi possiamo, se solo scrivo calatea in internet, mi viene fuori il mondo.
prendiamoceli questi 10 minuti. Ci siamo presi magari un'ora per andare al garden a sceglierla, un'ora, magari anche 2 ore. Prendiamoci 10 minuti, un quarto d'ora per leggere, per approfondire. Vi faccio un esempio. Questa pianta viene venduta con un cartellino dove qui c'è scritto, cioè, eccolo qui, l'innaffiatoio, e c'è scritto uno per week, una volta alla settimana bagnare. Uno viene a casa e dice, boh, facile, una volta alla settimana. Non c'è nulla di più sbagliato di prendere un'informazione che è, qui è dire tutto e dire niente. Bisogna approfondire. Come si fa a bagnare una volta alla settimana? Bisogna vedere in questo momento qui bisogna vedere innanzitutto questa pianta quanto beve, perché è dentro ancora in un bel vaso grande, c'è un terriccio che è molto drenante. L'acqua magari entra e esce dall'altra parte, io continuo a bagnarla. Ma, c'è sempre un ma, c'è il sottovaso sotto, cosa succede? Io continuo a bagnarla tutte le settimane, il sottovaso si riempie, e ecco che va incontro il marciume radicale e poi appunto c'è il pollice nero. Non bisogna bagnarla una volta alla settimana, bisogna bagnarla quando la pianta ha bisogno di essere bagnata, ovvero col vecchio sistema, col dito si scavicchia un attimino, si va in profondità almeno 3-4 cm e si sente se sotto è secca. Se è secca allora si va a bagnare, ma se solo in superficie è un po' secca e sotto a 2 cm è bagnata, la pianta non ha bisogno continuamente di acqua, quindi potrebbero diventare anche 2 le settimane, non una. Vedete che basta approfondire. La cosa dello scavicchio è pieno il mondo del web che parla di come bisogna andare a bagnare le piante, di come accorgersi. Non volete sporcarvi il dito, esistono degli strumenti, vi lascio anche qui sotto il link dove parlo proprio del video, c'è proprio un video dove parlo di questo strumento, ve lo lascio anche qui nella scheda, che è un misuratore, un lato che è un misuratore, oggi esiste tutto, che lo infiliamo dentro qui nella pianta e ci dice con una lancetta quando il terreno è da bagnare o è già bagnato. E poi ci dice anche l'umidità, la luce e anche l'acidità del terreno. Cosa vogliamo di più? Gli strumenti ci sono, è che certe volte siamo pigri, ok? Pigri in questo caso nell'andare a reperire informazioni gratuite che ci sono in rete o sui giornali o anche da amici. Si va a fare una mangiata dagli amici, si va a mangiare la pizza e anziché magari parlare di calcio, di lavoro o di politica, si può parlare anche di come fai a tenere le tue piante in questo modo. Le piante tu ogni quanto le bagni? Domande di questo tipo ci aprono il mondo del verde e in questo caso delle piante d'appartamento. Terzo ed ultimo motivo grave, poi ce ne sono degli altri, io ne ho scelti 3. Eccolo qui, il grande killer, il sottovaso. Questo ve lo diranno tutti, tutti quelli che amano le piante, tutti quelli che ci sono passati attraverso, ahimè, tanti morti, sto parlando di piante, tante piante morte, l'hanno imparato sulla loro pelle che questo è un killer. Quanto ci serve per tenere in ordine la nostra casa, per non fare andare giù qualche goccia d'acqua, qualche pezzetto di terra, perché insomma tiene tutto in ordine, quanto è deleterio per la pianta appunto quando continuiamo a bagnarla. Quindi perché? Perché questo è un sottovaso dove quando si riempie le radici rimangono a mollo. Poi ci sono piante rizomatose come può essere questa che magari tollerano un pelino di più e il ristagno idrico, ma dopo un po' il ristagno idrico uccide qualsiasi tipo di pianta. Quindi cosa fare del sottovaso? Il sottovaso va utilizzato proprio per fare ordine, per evitare che magari appunto se l'abbiamo sul balcone goccioli qualche goccia in più, che le ultime gocce dopo la bagnatura che magari vadano giù nel balcone del vicino, ma non possiamo tenerlo sotto quando noi continuiamo a bagnare, perché l'acqua finisce dentro qui, dopo noi ce ne andiamo a fare le nostre faccende, andiamo al lavoro, andiamo a divertirci e la pianta rimane dentro qui. Quindi quando si bagna, che sia per immersione, che sia con l'innaffiatoio, la portiamo nel nostro bel lavandino, lasciamo che l'acqua esca dal vaso e esce, perché guardate quanti buchi sotto ci sono, quanti fori. Da questi fori l'acqua esce per forza. Una volta che prendiamo in mano la pianta e vediamo che insomma non scendono più gocce o al massimo qualche goccia, possiamo rimetterla nel sottovaso. Tutto qui. Il sottovaso perciò non è che dici ma tu non li hai in casa. Certo che ce l'ho, eccolo qua.
perché fa anche ordine, ripeto, puoi spostare la pianta senza continuare a dover prendere la scopa e dover pulire, però bisogna toglierlo quando noi andiamo a fare l'innaffiatura. Io spero di essere stato d'aiuto a tutti coloro che amano le piante come me, a tutti coloro che si circondano di verde in casa, è una meraviglia. Io non ero così, io avevo le piante fuori nel giardino, un grande giardino, quindi mi bastavano quelle fuori. Poi a un certo punto, soprattutto dopo i 50 anni, ecco che le piante non mi bastano più. Non mi bastano più fuori, quando rientro in casa mi mancano e quindi vado a circondarle. Quindi è un buon consiglio per tutti coloro che appunto sono arrivati a questo punto della vita, che vogliono avere anche le piante cosiddette d'appartamento, da interne. Prendiamoci il tempo, ricordate. 1. La posizione non la scegliamo noi, la sceglie la pianta. 2. Prendiamoci il tempo per le informazioni. 3. Attenzione ai sottovasi e al ristagno del po'. Se questo video vi è piaciuto, come sempre un bel pollice all'insù, spolliciate, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Ciao, alla prossima!